Ripartiamo con Star Wars Outlaws. Ci eravamo lasciati dopo un lungo inizio. Pensate che sono al 28% del gioco, della storia principale si intende. Quindi nella prima live abbiamo fatto un quarto del gioco. Niente male. Ora dobbiamo raggiungere un mercante di potenziamenti del Trailblazer, che si troverà dove? Perché mi dice 48 metri di qua? Vuoi che io vada... No, vuoi farmi raccogliere semplicemente cose. Dati i sindacati. Kai, ho sentito in giro che ti stai facendo degli amici e anche dei nemici. È una buona cosa. Significa semplicemente che ti stai costruendo una reputazione. Ecco qualcosa su cui potresti far leva per ingraziarti i Pike e l'Alba Cremisi. Informazioni di alto livello. Entrambi i sindacati le cercano, quindi basterà passarle a uno dei loro mercanti affiliati, che così potranno mettere una buona parola per te. Scegli tu chi vuoi utilizzare. Se dovessi trovare altri dati dei sindacati, pensaci bene prima di consegnarli. A volte è meglio tenerli in serbo per tempi difficili. Passa da me quando è un momento, ho sempre qualche lavoretto disponibile per mettere a frutto le tue competenze. Danka. Danka ci ha preso un po' a cuore, apparentemente. Questo cos'è? Ah, il cesso. Ancora, ci sono cascato. Va bene. Allora, apriamo la mappa. Punto di viaggio rapido. Quindi ci sono. Ci sono i punti di viaggio rapido. Ottimo. Per quanto riguarda diario, le missioni, informazioni, info specialista, contratti, missione principale, il relitto. Trova il meccanico e potenzia lo speeder. Ci aveva chiesto di fare questa cosa. Per trovare il meccanico dovevamo parlare con qualcuno. Mercato di Mirogana. È già tracciato questo? No, ora lo tracciamo però. E si va da questa parte. Devo salire. Ah, questa porta non funziona. Vabbè, giustamente l'ingresso è qui, quindi devi salire per forza. Anche se un po' la tosse mi è passata. Cioè, ci rendiamo conto che io tossisco da tipo un mese? Chissà che cazzo ho avuto. Ogni tanto mi viene ancora un colpo di tosse. Sette metri. Beh, Jedi Fallen Order che era fatto meglio, io concordo, era davvero figo Jedi Fallen Order, ma... Qua siamo su un altro gioco separato. Waka? Che ci fai qua? Ma pezzo di merda, ma mi ha portato qui la missione. Ma scusa, ma che cazzo di pino ho messo? Ma pure trattato male. Ma... Stessa cosa mio padre, ma lui di più quando l'aria condizionata è accesa da un bel po'. Ma secondo me sì, anche l'aria condizionata sparata, tutte quelle menate lì. Cioè, la notte, perché poi quando streamo ho solo il mio ventilatore. Waka ha potenziale pista per reperire un navi computer da installare sulla Trailblazer e vuole incontrare Kai per discuterne. Però prima devo trovare il meccanico che potenzia lo speeder. Beh, io non mi ricordo dov'è il meccanico. Come faccio a trovarlo, questo meccanico, se non mi ricordo dov'è? E tu la quest me la dai qui? Trova il meccanico. E dove cazzo è sto meccanico? È lui? Non è il meccanico dello speeder questo? Qua mi dice potenzia la Trailblazer.
Potenzia lo speeder. Che sia lui? Proviamo ad andare lì? Volevo dirti da tutti gli stream ci sono, sei uno di quelli che sa davvero intrattenere. Grazie. Meno male che non sei arrivato 10 minuti fa, però. Perché se no... non lo so. Cioè, forse era intrattenimento anche quello, però. Saresti tu. I meccanici di speeder possono potenziare le prestazioni e la manovrabilità. Okay. Generatore. Modalità standard speeder per prestazioni base. Sistema sterzante standard con manovra base. Telaio standard. Si può potenziare per migliorare la gestione degli atterraggi. Che cosa dovevo migliorare io? Ma io, secondo me non siamo nel posto giusto. Grazie Papa per i 2 mesi, bentornato. Incontro commercianti diversi è un'altra cosa. Allora, ragazzi, io non mi ricordo... colpa mia, per carità, ma non mi ricordo l'indizio sul maledetto informazioni. Forse lo troviamo qui? Non mi ricordo l'informazione. Eccolo, è lui. La meccanica di speeder. Un meccanico sotto Shara può potenziare lo speeder di Kaives. Il barista del locale a Speranza di Giaunta conosce qualcuno capace di montare un turbo potenziamento a uno speeder. Ole. Ole. Dove sta? Nella taverna devo andare. Ole. Va bene. E allora andiamo in sta taverna. Scusate il 5 minuti di smarrimento, ma non ricordavo e la missione mi ha mandato nel posto sbagliato, tecnicamente. Ma come 2,7 km? È da tutt'altra parte. Posizione meta, no. Allora, chiamiamo lo speeder. Ok, Nix. Let's go. Usciamo dalla città e vediamo se c'è un TP per la destinazione. O se è un'area completamente nuova. No, così. Dobbiamo andare in questo punto. Apri luogo. Guarda qui. Viaggio rapido. E questa è la città dove avevamo attraccato la nave in precedenza per ripararla. A posto. Taverna Daruda, ci siamo anche già stati. Ok. Ora ci serve capire dove potenziare lo speeder, anche se c'è un segnale a 33 metri, io presumo di dover andare lì, ma facciamo le cose per bene, parliamo con il barista. Looking for someone who can rig my speeder. Trouble with the winds, huh? Is it that obvious?
Vila Rovac is the best bike modder on this side of the Hydean, but she's not keen on strangers. That's okay. Neither am I. She hasn't been around lately. Maybe her friends in Kadua know where she is. Kadua? Yeah, that's, Just outside Mirogana. It's a wind fishing settlement. Right, wind fishing. Il villaggio di pescatori aerei. Dobbiamo andare al villaggio di Kadua. Ok. Quest'area è molto più bellina rispetto alla città principale, comunque. Ready next? Saranno i fiori, il vento, non lo so. Però devo dire che mi sembra, ho questa impressione, che il gioco rispetto alla saga di Jedi graficamente sia indietro. Beh, va anche detto che che Jedi non aveva un open world così. Aveva delle mappe aperte, delle open map. Ho sentito dei suoni strani, scusate. E un'altra cosa che va notata, ad esempio, il gioco è fatto da Ubisoft, sicuramente sono team diversi, ma Frontiers of Pandora, questa cosa mi sa che farà male. Sì, non si poteva fare, ok. Frontiers of Pandora aveva una bellissima grafica. La storia lasciava un po' a desiderare, però aveva una bellissima grafica. Sarebbe stato bello vedere quel tipo di qualità su questo gioco. Andiamo. Di nuovo. Proviamo. Anche se probabilmente... probabilmente se fai così... No, non possiamo fare nessun viaggio rapido perché giustamente è una zona che non ho ancora visitato. Oh, che palle, su, dai. Non mi ricordo come si affrontano queste. Quindi mi sa che me ne vado. Ah no, aspetta, L3 ed R3. L'altro non si sa dove sia. Allora, prima ho fatto una brutta fine saltando di qua. Se in teoria faccio così, non è bastato. Non è bastato, va bene. Il volume del gioco è alto? Scusate, l'altra volta non lo era. Possiamo vedere di abbassarlo ulteriormente. Zona vietata di speed. Di abbassarlo ulteriormente, ma probabilmente sono alti gli effetti dello speeder stesso. Gli effetti sonori. Voci, silenzi, filmate. Autoparlante, controller. Per sicurezza lo togliamo. Proviamo così. Hold tight. Bene. Rifacciamo. Per il combattimento dagli speeder devo capire se c'è un comando. Aspetta, proviamo a fare così. Se adesso torno su. Hold on, Nyx. Schiva, accelera, freno, scendi, guarda indietro. Allora, quando mi attaccano posso... si carica una barra. E quando si carica posso fare sta cosa per spararli e levarmeli dalle palle. Il che va benissimo, però
Sai, non posso sparargli normalmente. È strana come scelta. Lo puoi fare solamente così. Un po' brutto il combattimento così. Comunque, noi siamo ancora sopra. Dovrei scendere giù. Territorio Pike. Reputazione cattiva. Ci leviamo dalle palle. E come si fa qua a scendere? Dobbiamo fare tutt'altra strada. Oppure il salto di prima, se riuscissi a portarlo a termine. Che non era di qui, non era di qui. Dio mio. Sali sullo speeder, tutto rotto. Hang on tight. Proviamo. Non era di qua. Però forse di qua si scende. Trastiamo un attimo. Ok, abbiamo trovato la discesa, buono. No! Cacciatori aerei, direi che ci siamo, no? Anche se non ho capito cosa cacciano. Ci siamo, direi, sì. Ma grazie mille, Matteo. Sub regalata ad Andrex, benvenuto. Non sparare... Beh, certo che mi metti lo sparo con lo stesso comando dell'accelerazione di quell'altro coso. Puoi mettere via la pistola? No, va bene. Per illustrare l'area, gli uomini di Selo. Ha bisogno di un contatto con cui parlare, apparentemente. Ma sbaglio, qui non c'è nessuno. Sì, allora, intanto grazie a chi sta facendo gli auguri per la partner. Però se non avete capito cos'è, gli auguri per la partner è un messaggio che con una emote personalizzata che fa mandare Twitch. Perché sono 5 anni che ho la partner con Twitch. E quindi questo. Qua? Ma qua non c'è nessuno, ma cosa dovrei fare? Gli uomini di Selo, mi dici anche, apri il diario. E io poi apro il diario e... Non è che mi stai dando una grossa mano, sai? Qualcuno nell'insediamento per la pesca aerea di Cadua potrebbe sapere come trovare Selo. Ma non c'è nessuno! Non c'è nessuno! Con chi parlo? Ah, oddio, ci sono due persone qui, non le avevo viste. Okay. Parlo. Sì, aspetta. Come... No. Hai la pistola in mano. Credo che questa cosa non gli piaccia. Come si toglie la pistola? Ah, ok, l'ho messa via. Ho trovato il tasto. Hey, this is Kadua, right? Maybe. What's an off-worlder like you doing here? Un extra mondo, che strano. I'm looking for Sila Rovac. Why? You Empire? No. I heard she can rig my speeder. Sila left. We don't know where she is. Can't believe you're still protecting her after what she did. Well, I'm not. She's living cliffside, near Jaunta's Hope. Got it. Jaunta's Hope.
Osservatelo mentre vi scruta l'anima. Il personaggio meglio caratterizzato del gioco. Guardatelo. Sì. Vi sta rizzando in questo momento. Ci sta provando con voi. Guardate che posa sicura. Mamma mia. Ir, grazie per i 100 bits. Allora, mi hanno detto di andare a cercare la tizia da un'altra parte. Ah, che bello, adoro queste missioni dove si va dal punto A al punto B, al punto C, al punto D, poi parli con una persona e poi trovi una cosa che ti serve. Sono le migliori. Siamo palesemente incastrati in un episodio filler in questo momento, ma dobbiamo farlo. Meme di Hagrid di Harry Potter per Play 2, esattamente, lui. Lascia perdere, pensa alla tua quest. Pensa alla tua quest. Ma Dio mio, ma... perché questi animali sono fatti di adamantio, santo cielo? Non si è mosso di un centimetro. Io sono volato via. Aspetta. 150 metri, mica... non sarà lì sopra. Raga, devo andare lì sopra. Io quella struttura l'ho vista. Ci sono passato di fianco letteralmente prima. Che fastidio. Effettivamente c'è uno di quegli affari volanti per la pesca aerea. Sembrerebbe. Quindi questo è il posto. C'è uno speeder. Diversi speeder. Oh, ecco la nostra persona. Are you Silo? I need to kick up the power on my speeder. I don't work with off-worlders anymore. But you look like you're out of options. Got a name? Right, sorry. It's Kay. Kay Vess. I can help you, Kay, but if you want a real kick, I'll need a part. An atmospheric accelerator. The imps have one in their wind harvester. I mean, why don't I just steal it for you then? Oh yeah? Then take these. They'll power down the turbine and that's your way in. All right, sounds good. I'll take care okay, of it. Ci manda a rubare i pezzi necessari. I'll send the coordinates. Ti invio le coordinate, grazie. Foresta rocciosa un chilometro e due. Ready to go? Di qua? Sì, ma se scendo di qui muoio, quindi devo rifarmi la strada di prima. Alla fine come mi sembra questo gioco? Allora, ci sono stati dei momenti che mi sono piaciuti. Questa missione non fa per me, è il classico riempitivo alla Ubisoft, dobbiamo essere onesti. Io vorrei che queste missioni venissero sradicate dalla storia dei videogiochi. È proprio un modo di allungare il brodo e basta. Vai di qui, vai di là, ma c'è un pezzo, devi recuperarlo. Ah, ma parla con l'altra persona dall'altra parte della mappa, cioè, capite cosa voglio dire. E boh, il gioco poi che dire, graficamente mi sembra un po' sottotono. La storia non è ancora decollata. Siamo lontanissimi per ora da... no, qua non sono cazzi nostri, via. Siamo lontanissimi dalla saga di Jedi. Cioè, Jedi Fallen Order è proprio di tutta un'altra pasta. Quello lo straconsiglierei come gioco. Questo
direi per ora va bene per i fan di Star Wars. Hey, Silo, how do I use Però ha avuto those, dei momenti molto divertenti. Questo sì. Just secure them to the circuit panel near the turbine. Guess I... Ma che cazzo è appena successo? Oh, all right, where was I? Dove ero rimasta? Guess I probably could have figured that out. Oh, and they're low capacity, so the charge might not last. Allora, io devo essere sincero, non ho sentito una sega. Cosa mi ha detto la tizia? Devo andare da un'altra parte. E non ho più cure. Piazza di sgregatore. Osservo. Ok, posto. Pensavo di doverlo mettere da un'altra parte. No, bastava metterlo di fianco per disattivarle dal generatore. Per 80 euro non conviene? Beh, ascolta. Cioè, secondo me 80 euro è davvero esagerato, eh. Charges didn't really last. I'm past the turbine, but now my exit's blocked. Shouldn't be a problem for you, though. I mean, you are really good at this. No, yeah, I am. You just think there'd be an easier way to get an atmospheric accelerator. Actually, I only made the one. It's in the converter room at the top of the harvester. Sono 300 metri. Empire stole it? I gave it to them. In exchange for some off-world parts. I didn't know they'd use it to divert the winds and cut off our farmers. Well, the good news is they won't have it for much longer. Ok, ha dato questo aggeggio agli imperiali. Quindi dobbiamo aspettarci di trovarli? Ma non è che se... Allora, noi dobbiamo scendere, giusto? Non è che se scendi muori? Che palle. Ma che palle. Ma no, non farmelo fare da capo, ma ti scongiuro. Ma sono 300 metri a piedi. Aspetta, lo speeder può venire qua. Cazzo, lo speeder ha superato le turbine. Aspetta, questo cambia tutto. Vai. No, no, beh, allora si gode. Those charges didn't really last. Past the turbine, but now my exit's blocked. Shouldn't be a problem for you, though. I mean, you are really good at this. No, yeah, I am. You just think there'd be an easier way to get an atmospheric accelerator. Don't feel a caso. Actually, I only made the one. It's in the converter room. Sì, sì, vai scialla, vai scialla, ci siamo. I gave it to them. Sì, bravissima. Siamo arrivati, non ti preoccupare. Zitta, che c'è l'impero, sei zitta. Taci. Well, the good news is they won't have it for much longer. Spegni. Could have used a few more of those mag disruptors. Grazie. Oh, che bello. Nell'ultima missione abbiamo rubato cose all'impero, cancellato dati, abbiamo fatto un casino. E ora, subito dopo, rubiamo all'impero. Beh, un fuorilegge di Star Wars non può non rubare l'impero. Probabilmente l'obiettivo più pericoloso, ma anche quello più ghiotto. Ah, ok. Vai ora. Un timido accenno di puzzle. Mentre noi dobbiamo scendere. No, 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 è mortale sta discesa, ma sei matto? Matta, anzi. Cosa? Ah, puoi fare sulle turbine, puoi fare sta cosa.
Però prima, giustamente, devi fare così. No? Apparentemente non c'entra niente. Ah, è quello forse. Sì. Fatto. Non cadere. Bene, perfetto, perfetto. Giù. No, giù. Devo scalare da qui. Quello si attiva e si spegne alternandosi, quindi bisogna trovare il momento giusto. Dai, muoviti ad andare di qua, però. Vai, scendi. Vai. Va bene, va bene. Fa niente, fa niente. Sei sopravvissuta a cose ben peggiori. Va bene così. Andiamo, andiamo. Perfetto. Io direi che sta andando tutto benissimo. Perché ti muovi così lentamente? Why do I get the feeling you didn't really need this thing to boost my bike? Well, I could have used something off the shelf. But this accelerator will give you a much stronger kick. I'll be the judge of that. Come mai questi pistoni pazzi? Ma scusa, ma ok, tornano indietro a un certo punto. Sì, Biox, grazie ai 52 mesi, bentornato. Giusto. Giusto. Quindi sarà una corsa contro il tempo. Vai. Devi essere veloce, Kai. Muoviti. Kai, muoviti. Brava. Andiamo. Adesso torniamo su. In realtà non sembra una buona idea. Aha. Vediamo. Corri. Quanto manca ancora? Questi si ritraggono, dovrò dondolare? Ehi? Ah no, aspetta, quelli sotto, ci cammina sopra, giusto. Dove sei tornato? Dove? Perché? Dai.
Ti prego. Ti prego. Dimmi che sono qui i pistoni. Dai, va bene. Allora, per il discorso di paragonarlo al gioco di Gollum che costava 80 euro, non ne valeva nessuno. Gollum è stato un gran disastro. Io... Sei una stronza! Fai schifo! Non è così male questo gioco, stavo dicendo. No, Gollum è stato un disastro incredibile. È stato proprio un disastro, non c'è altro da dire. Questo è un buon gioco. Il problema qual è? Ci sono tanti buoni giochi in giro. L'impero aveva ragione a ucciderci tutti. Ci sono molti buoni giochi in giro, che però si pubblicizzano come buoni giochi. Outlaws è stato pubblicizzato come un gioco incredibile, cioè deve spaccare tutto. Sembra un gioco normale. Questa è la verità, sembra un gioco normale. Qui abbiamo un po' di Assassin's Creed, abbiamo un po' dei vecchi Star Wars che abbiamo già visto. Sicuramente, ma... Oli. Il problema è che, appunto, se tu spingi sti giochi come dei giochi incredibili e poi li vendi come giochi incredibili, quindi con prezzi incredibili, devi poi, cioè, metterci della qualità dentro. E semplicemente, secondo me, la cosa che può fare tutta la differenza del mondo, soprattutto con un universo narrativo come Star Wars, è la storia. Per ora la storia sembra semplice. Non dico sia brutta, ma sembra una storia semplice. Cioè, non c'è una cosa, non c'è una grande missione dell'eroe di turno. That must be it. Ok. E ora? Si può scappare? Mentre ci daranno tutti la caccia, ovviamente. I have your accelerator. It looks like this place can't run without it. I told you it has some serious kick. And hey, with the winds back to their natural course, you'll have a way out. Buono. Ce ne andiamo da qui. Se si dovessero riattivare sarebbe un disastro. Guarda, c'è uno speeder. Qualcuno ha lasciato uno speeder in mezzo alle fottute turbine. Ma com'è possibile sta cosa? Come? Impossibile scendere. No. Mega furgone? Ma vaffanculo, va. Ma vai a cagare, Kai. Mamma mia. E niente. E niente, tutto rovinato. La nostra bellissima fuga rovinata. Vai, vai, fuggi, fuggi. Wow, Nix, you hanging on back there? Aspetta, aspetta. Avevo mollato. Senti un po'. Possiamo tipparci ora? C'è il viaggio rapido qui? No. Ce ne faremo una ragione. Allora, io credo che questa cosa del migliorare lo speeder sia completamente inutile, ma che il gioco ci dice: senti, fatti ti fai almeno una cazzo di secondaria. Cioè, questa è proprio stata una aggiunta anti-Eren. Cioè, fatti una secondaria. Una, per provare, fatti una secondaria. Magari ti piace, no? Cioè, immaginate, tipo, il videogioco che si avvicina da un angolo buio, un faretto sopra, ti dice: ehi, vuoi provare questa roba? Ehi, amico, vuoi provare questa cosetta che ho? Dai, su, non te ne pentirai. E poi te ne penti, cazzo. Te ne penti come? Non mi piacciono ste missioni. Voglio fare la storia principale io. Questa è una secondaria obbligatoria, penso. Quindi, adesso che avremo soddisfatto sto requisito, dovremmo tornare a occuparci della nave, comunque. What did I tell you, CeeLo? Easy.
easy, cioè si è morta 50 volte. Però. At least now it'll be used for something good. Good is a bit of a stretch. Well, I like you a lot more than I like the Empire. Where's your speeder? I'll just juice the repulsor here and you're all set. Bet it's strong enough to ride double now. Huh. Really? Ma possiamo salirci in due? I meant your little pet there. È contento. Yeah, me too. That's what I meant. Thanks. I should go. See you around, Kay. Bene. Nuova abilità sbloccata. Turbo, permette di eseguire una breve accelerata. Osti. Ok. Un quadrato. Figo. Okay, Waka. Figo. My speeder's been modded. Nice. Meet me at the marketplace cantina. It's more private than the calls. I'll fill you in there. Trovi modi diversi per fare felice Nyx 1 su 4. Ah, perché era contento del salto, mi sa. Allora, dove dobbiamo andare adesso? Ehi. Il relitto, parla con Waka. Mostra sulla mappa. Sei qui? Bene, ci tippiamo al viaggio rapido. Bene, teoricamente adesso si fa sul serio. Cioè, almeno dovremmo fare le missioni un po' più importanti, quindi anche le cose un po' più frizzantine. Salve. Hey, with the nav computer and your repairs, how much am I gonna owe you? Okay, we're friends. We'll get to that. I wouldn't call us friends. You will, because I just found you an EML 850 compatible nav computer. And since I know what I'm doing, it's free. What's the catch? No catch. There's this old wreck buried in Amberine, and it's loaded with compatible parts. It's not stripped already? Look, I mean, we tried. The wind's picked up, and not all of us have fancy speeders. Then part of it collapsed and sealed it off. Can't I just, like, boost one off a pike cruiser or something? Not possible. Trailblazer's a custom job. Off-the-shelf parts won't cut it. You're lucky I remember this wreck. Even luckier that I have a plan. I just, need a Class 11 power core. And where exactly am I supposed to get that? All kinds of places. Like, you know, Imperial compounds. Strutture imperiale, solito. We barely made it out of that space station alive. You trying to get me locked up? I'm just trying to get your ship fixed. You're welcome. And, don't die, all right? Ecco perché si chiama il relitto la missione. Comunque, cioè, sto infame qui ci ha detto: no, fai potenza lo speeder. Nessuno ci ha spiegato il motivo. E ora c'è un motivo sensato. Lo speeder ci serve per viaggiare in un'area che altrimenti non riusciremmo a raggiungere. Cazzo, ha molto più senso così. Dai, viaggia qua, così siamo più vicini all'esterno. Quindi dobbiamo andare a trovare un relitto, un vecchio relitto, dal quale ruberemo... Anzi, per una volta forse è giusto dire prenderemo e basta, perché è un relitto abbandonato, quindi non penso che sia furto. Però prenderemo dei pezzi di ricambio per la nostra nave. Panino Sium, meglio Mass Effect? Sì, va bene, lo so, hai ragionissima, però... Mass Effect... è un'altra cosa. Poi adesso non abbiamo Mass Effect tra le mani. Io mi tipperei qui e poi andrei da qua, così siamo più vicini. Lei fino a mezzanotte, potremmo rischiare. Per il costo del gioco c'è da fare un discorso che non vi piacerà. Time to go, Nyx. Il
cazzo è successo al mio speeder? E voi cosa? Che interazione avresti tu, scusami? Boh, vabbè. Il discorso che non vi piacerà sarebbe a dire: perché i videogiochi costano di più? Perché costano di più a noi e a chi li sviluppa. Quelli che, cioè, chi sviluppa il gioco spende più del solito, i prezzi aumentano, ci sono tagli al personale, devono licenziare gente, tutto il casino dell'industria di ora, e per rientrare dei costi la conseguenza più logica per loro è aumentare i prezzi. Questa è la verità. È giusto? È bello? No. Però è questo il motivo. Ah, dai, madonna, è uno speeder. Ti prego, fallo saltare su un cazzo di sasso. Perché questo l'hai superato e l'altro no? Cioè, io come faccio a sapere quale va bene e quale no? Devo fare questo salto, vero? Sono pronto. Vai. Sì, beh, potevamo anche evitarlo, forse. Cioè, il problema qual è? Il problema è che i giochi costano tanto, li vuoi far pagare tanto, però la qualità deve dare tanto. Alcune cose le puoi fare senza aumentare la spesa. Una buona storia la puoi fare senza aumentare la spesa. E questo è il punto. Comunque, qui c'è l'impero. Noi dobbiamo infiltrarci in una zona imperiale per rubare un nucleo. Cosa vuole questo animaletto? Posso accarezzarlo? Elden Ring quanto costa? Elden Ring, il DLC è costato 40 euro, cioè 39 per l'esattezza. E dura quanto un videogioco intero, cioè potenzialmente dura molto più che l'intero Star Wars Outlaws. Però insomma, il prezzo comunque più alto del solito ha ripagato con la qualità, con una bella qualità. Torna su. Ferma. Io qua posso passare, non lo so, eh. Questo coso mi vede? E niente. E niente. Ah, ricercata, bene. Mi fa piacere. Quindi mo, cosa facciamo? Non facciamo niente. Di qui non si passava nemmeno. Dobbiamo trovare un altro ingresso, mi sa. Lì c'è una grotta. Vabbè, non si fanno domande che li corro davanti, no? Finché non entro, teoricamente. I'm at that Imperial compound, Walker. Good. Now remember, okay. Class 11 power core. It'd probably be near an engineering area, but somewhere a little more secure. Maybe look for an office, a smaller room. Voleva proprio che arrivassi dall'ingresso principale per procedere nella missione. Sì, ma di qua non si passa. Gotta keep quiet, Nix. Ok, entriamo da qui allora. C'è una bella grotta. Passo. La missioncina stealth, se riusciamo a farla bene, potrebbe essere molto interessante. Cosa cazzo stai facendo? Perché non riesci a salire? Ma che vuol dire? Aspetta, aspetta. Puoi salire? R3? Ah, e che, ma non l'avevo visto mai nella vita.
tirati su. Ok, ora sì. Sì, effettivamente ha più senso così, lo devo riconoscere. Situazione è un po' sus. Non ti girare. Non ti girare. Annanna. Just what I needed. Prendi il fucile, mi piace l'idea. Allora, uffici. Quello mi sembra un bel punto d'ingresso, ma come ci arriviamo? Senza fare casino. Devo scendere da qui. Scendi piano, perché sennò facciamo casino. No, no, scendi veloce, scendi veloce. C'è una guardia là. Una qui. Apri. Get that open. No, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non rompere, non rompere le palle, non c'è nessuno. Non avete visto né sentito nessuno. Zitto! Aspetta, contenitore, contenitore. Prendi, ruba tutto, ruba tutto. Ok, abbiamo fatto un mezzo casino, ma siamo dentro. Ottimo. 23 metri all'obiettivo. Allora, secondo me Assassin's Creed Shadows, vi dico la verità, hype pompato alle stelle, il gioco sarà così, livello tecnico e grafico sarà così, però spero in una storia figa, fatta bene, spero che la storia faccia la differenza, perché hanno dimostrato di saperne fare le storie. No, zitto, zitto, stai zitto, devi stare zitto, devi tacere, devi fare silenzio. Hey, open that up. Ok, questo che cos'è? Spegniamo la telecamera. No, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Vai a distrarlo. Vai a distrarlo. Ma non distrarlo qui. Mio Dio. Era l'unica. Scendi. Vai. Time to distract. Vai a distrarre lì. Giù, zitta, non fare tutto sto casino. Blocca porte di sicurezza. Là c'è un'altra guardia. La situazione è un po' tragica qui, eh. Distrailo da quella parte. Che si giri. No! Vai, siamo dentro, sti cazzi. Sia quel che sia, sti cazzi, siamo dentro, siamo dentro. Mamma mia. Troveranno un sacco di corpi. Ma siamo dentro. Attacca lui. All right, Nix. Go get him. Vai. Come on, buddy. Zitto tu! Taci! Ha chiamato qualcuno. Cosa che arrivano? Gli allarmati. Sì, sono stati allarmati, merda. Accendi il computer. Muoviti. Fiola. Vai. E sto premendo R2. Vai. Ok, quello va spostato. Lo metti all'inizio. Fai
Così. 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 Porca merda. Fallito, fallito, ovviamente. E che devo fare? Lo rifaccio? Sì. Trent'anni ci metti? Non so io. Allora, prima conviene fare... escludere un po'. Però hanno già beccati due. Quindi questo è il secondo. Per forza. E poi fai così. A caso. Bene, bene, bene. Ok, trasferisci crediti per l'arresto. Sono ricercato. Merda. Però ruba il nucleo. Dove, il nucleo dove minchia sta, scusami. Cercalo nell'area di ingegneria. Io sono venuto qui proprio a cazzo durissimo, ma non credo sia il posto giusto. E comunque abbiamo allertato mezzo mondo. Forse non è stata una grande idea. Quale sarà la zona ingegneria esattamente? C'è un sacco di gente che va di là. Back at original post. L'area di ingegneria. Porca puttana, ma io che ne so che ce n'è un altro. Santo cielo. Ormai è fatta. Ormai la cazzata è fatta. Vai. Come si apre sta roba? Mi sa che non posso passare. Devo sparare le bombole. Direi che non cambio un cazzo. No, di qua non posso andarci. Bene, è il momento della confusione questo. Non so proprio dove il gioco voglia mandarmi a questo punto. Proviamo ad esplorare un po' dappertutto, ma... boh. This looks like an engineering area. Ok, ci siamo. No, mi sparare. Fuori. Hanno suonato l'allarme. There we go. Qui. Vai, there we land. Ah, se, questa è l'uscita. Ma che idea di merda ho avuto. Aspetta, aspetta. That's a power cord. Dovrei andare qui dentro probabilmente. Vai, azione. Next, go. Ottimo. Eccolo. Class 11. Preso. Perfect. E ora si scappa. E devo scappare da qui. All clear. Sembra una bruttissima idea. Ascensore, puoi salire? Corri, corri, corri.
Porca troia, quanti sono! So much for going quiet, Nyx. Curati. All right, I'm good. Chiama lo speeder. Lo speeder. Come on, Nyx. Lo speeder. È lì. Bello, l'ho mollato. Sali sullo speeder. Corri. Turbo. Madonna, che casino. No, 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 scappa, scappa, scappa. Mi sa che non finirà bene sta cosa. Spara. Via, via, via. So this nav computer, it'll be pretty easy to find. Ma Dio mio. Okay, as I was saying. Ma ok, un cazzo, ti sta seguendo l'impero, ti sei appena schiantata. Aggiungi il vecchio relitto. Dove sta il vecchio relitto? Oh, easy then. Non dirmi che è sopra. 100 metri, su, su. Mamma mia. Mamma mia. Perché hanno messo tutte ste pietre in mezzo ai coglioni? Hanno deciso che mi inculeranno. Devo usare il turbo? Beh, ottima via di fuga comunque, no? Bene. Quindi quest'area senza la modifica dello speeder non si può entrare. Dovremmo essere riusciti anche a scappare dall'impero. Sono mezzo morto, però. Lo speeder è mezzo rotto. Però buono così. Come farò a ripulirmi la fedina penale? Ed ecco il relitto. Credo. Quaka, sospensione e ricerca. All right, install the power core and hit the capacitor with your ion blaster module. With the core in place, the door should open right up. Core goes here, I guess. Let's power up the core. Quindi il nucleo serviva solo per aprire la porta. Aspetta. Così? No. Direi di no. Direi di sì. He was right. Wow. Look at this place. Oh, figo. Waka, I'm in. La Castellana. Amazing, right? These High Republic cruisers were something special. È l'incrociatore dell'Alta Repubblica. Good luck. Ecco, questo è quello che voglio vedere da sti giochi. Fa niente se la grafica magari è un po' incespicante in alcuni punti. C'è dello stile. È figo. E noi dobbiamo trovare il modo di entrare in questo relitto. Sono le 11.40. Io sono certo di voler continuare ancora. Ho visto qualcosa? Ok. Vai. Ah,
anche nell'Alta Repubblica le navi le costruivano pensando al parkour. Vabbè, ok, colpo d'avvertimento. Di qua. How's it going? I mean, a hyperdrive doesn't really need a nav computer to work, right? As long as you don't mind ending up in a black hole, no. Oh, great. And I'm guessing the bridge is still further in. Hey, if it was easy to get to, that computer would be gone by now. This thing is huge. How am I supposed to figure out where the bridge is? Ti dico io dov'è la plancia? Sarà il punto più lontano possibile. Semplicemente. Però voglio un attimo spezzare l'atmosfera, perché questo navi computer che andiamo a recuperare è un oggetto raro. Waka, this thing is falling apart around me. Why do you think we stopped scrapping it? Everyone figured it wasn't worth the risk. Except you. It's a calculated risk, Kay. And I'm good at math. Ok, beh, a parte il fatto che cade a pezzi la gente non se la sente, ma il discorso che non puoi raggiungerla senza il potenziamento dello speeder ci sta, finché non capisci che in un mondo di astronavi, di mezzi volanti, forse si poteva arrivare dall'alto semplicemente. Vecchio credito della Repubblica. Vai. Ok, Nix, fammi capire. Ah no. Questo intendi? No. Cosa vuoi che faccia? È questo, c'era già il modulo ioni. Perché mi hai dovuto far cambiare allora? Vai. Nix, cosa ne pensi? Perché sto alimentando questo coso? Con cosa dovrei interagire ora? Non ne ho la più pallida idea. Forse il cavo che scende va ad attivare qualcosa sotto? Mi sembra strano però. Ah! Ecco perché. Ok. Sembra che siamo in delle zone importanti, eh? Il reattore della nave. Ma perché? Perché un passo a caso e cadi come un salame? Ma santo cielo! Stai fermo un attimo. Stavo solo guardando, non pensavo che cadesse a caso. Dobbiamo per forza distruggere a tutti i costi l'atmosfera. Secondo me queste sequenze di gioco dovrebbero essere proprio senza possibilità di sbagliare, quasi interattive però scialle, perché sennò proprio rovini l'atmosfera. Ecco.
preoccupare, ci siamo, ci siamo. Ora di qua. Un po' di fretta ce l'ho. Qua. Sali. Looks like the way to the bridge is shut. Maybe if we get the reactor going. Qui cosa abbiamo? Celle di energia. Vuoi farmi scendere un attimo? Se non ho capito male, vuole attivare il reattore. Vabbè, ci siamo arrivati, no? Waka, I need to get power to the ship somehow. I think I'm at the reactor. That's your best bet. It's probably a multi-step activation from bottom to top. If it works at all. E fin qua. Ah, comodo. That should warm it up. Come fa a funzionare sto coso lo sapete solo voi, però. Tutto distrutto. Invaso dalla sabbia. Insomma, sabbia e circuiti non sembra una buona accoppiata. Ok, devo salire lì. Ok, reactor's up. Now let's see if it'll power the rest of the ship. Muoviti, muoviti! Ok, I think we gotta climb up to the top. Certo che devi scalare, però devi essere più veloce. No, ti trancia le dita sto coso. Vai. Che ansia. Ok, I think that actually worked. That should get us to the control room. Ok, come si torna indietro ora? Oh wow. Mi sa che non era proprio così, eh? That hurt. Non dovevo scendere, giusto? Ops. Cazzo, che peccato, tocca respawnare. Cose che capitano. Hey, I think that actually worked. That should get us to the control room. Vuoi farmi tornare indietro, quindi? Vabbè. Cioè, ci sono ascensori funzionanti in questo rottame, è incredibile. Ottimo. Waka, I think I'm almost there. That's great. Yeah. You okay? Huh? Oh, yeah, just fixing the trailblazer. Hurry it up, okay? E se Waka ci avesse usati finora solo per rubare questo pezzo ed andarsene? Intanto, Seryuki, 61 mesi! Mamma mia, bentornato! Computer.
fatto. Registro della tecnica. Si mette male. Siamo stati attaccati dal nulla da una flotta di navi Nihil e la Castellan ha iniziato a perdere rapidamente carburante. Siamo riusciti a saltare nell'iperspazio, ma non so dove stiamo andando. Tutti i passeggeri si stanno dirigendo verso i gusci di salvataggio. Spero che solo che la nave riesca a resistere abbastanza per permettere loro di salvarsi. Sarà così? Però intanto dobbiamo passare da questa parte. Osserva. Perché l'ascensore. Dovrebbe mica salire ora? Così? Posto. Oh, this better be worth it. Ah, ok. Abbiamo fatto tutto sto casino per attivare la corrente e poi scaliamo in mezzo alla ferraglia comunque. Ma dai, su! Ma che palle. Dannata fretta. Potevo anche farcela effettivamente. Fai saltare troppo. Spiegami, come fai? Vabbè. E niente. Salta troppo. Grazie gioco che almeno sai e mi fai respawnare nel punto esattamente prima, rendendo tutta sta morte una perdita di tempo comunque. Oh, ok. Stop. Ste rocce. Ah. Compenetrata da un masso. Eccoci. Walker, I made it. Huh? Oh, yeah, perfect. Nav computer will be in the console. Okay. Sì, secondo me ci incula Waka. Non mi fido. I can't pry this open. I think it needs authorization. All right. Authorization granted. Just grab the nav computer and... Huh? Those are Zerik Bash agents. How did they find us? Che cazzo ci fanno? Let's blow that up. What? Mi ha bloccato. Non posso? Merda. L'altro ha fatto il giro. Dio mio, che mira di merda, mamma mia. Un po' strana la mira comunque, eh? Qua tanto vale fare poche moine e pullare. Un sacco di vita, eh? Ok. Show
Something's not right about this, Nix. Let's grab it and go. Now. Sì, direi che qualcosa non va. This looks like a nav computer. Don't be mad, Kay. I mean, I knew what she needed. I know what she's been through. I'm the one who fixed her. You're gonna kill me for a ship? No. For the Trailblazer. Zarek Besh wanted you alive, but I can't afford any loose ends. Bastardo. Neither can I. E te? Vale, right? If this is supposed lei è la cacciatore di tagli. It's just a big, big misunderstanding. I don't care. At least hear me out. Che cazzo stai facendo fare? Stai facendo partire la nave. Perfetto, perfetto. Dovresti finirla comunque, io non la lascerei lì, però vedi tu. No good double crossing my name. You just after my ship. Come on. This way. Ma come this way poi muori? Ma scusa, this way? This cazzo di way? Corro dove mi dici tu e muori. Devo saltare. Però sei un po' una trollina. No, comunque avevo fiutato il tradimento, purtroppo, ma Look, you got the wrong person. Zarek Besh found us. This is bad. I knew we were here too long. È decisamente un casino. Dicevo, avevo fiutato il tradimento, ma ci rimango comunque male, mi dispiace. Cioè, lui comunque ci ha riparato la nave, eh? E ora forse con questo pezzo siamo a posto, davvero. Ok, let's just take a second here. Enough. Just come quietly. Who are you? Run. I said, run. E se devo essere sincero. No, no, no. We need to get out of here, Nix. Keep running. Aspetta, aspetta, non l'avere fatta. Anywhere else, if the ship's even there. Se devo essere sincero, mi aspettavo anche la sua comparsa, ma non ho detto nulla. Perché nella locandina questo robot è presentato come il compagno, no? Della protagonista, sono affiancati, non c'era ancora. E quindi nel momento in cui ho detto "Aspetta, forse Waka ci tradirà", è il momento perfetto per far comparire un nuovo alleato. Ed è comparso un nuovo alleato. Questo non l'ho detto però, perché poteva essere quasi... poteva rovinare la sorpresa. Però me lo aspettavo che arrivava ora, me lo sentivo. Una nave antica, l'Alta Repubblica. Forse accendendo tutto abbiamo risvegliato un droide, o forse... Boh, c'è un'altra ragione, ce la spiegherà. Figo però, figo. Andiamo. Keep happening. From now on, it's just you and me, Nix. Like it should be. Oh! Dobbiamo scappare a 4 km. Oh merda. Quindi dobbiamo scappare da questo mondo. Is it that high? That veil person almost had us. We need to get rid of this death mark fast. Ok, a questo punto potrei fermarmi. Credo che possiamo anche spostarci con la mappa.
We need to get out of here. She'll be here any minute, I'm sure. You hear that, Nix? C'è qualcuno? È il droide? Non è il droide. K-Vess, we meet at last. Un altro aiutante? Who are you? Saving you was hard. I'd rather not kill you. Oh, forse sono i ribelli? You have a name? Jalen Vrax. And I hear you got into Sliro's mansion without these. Where'd you get this? It's what I do. Secrets, contacts, credits. I'm the one who brings them all together. Jink Ferrick. This really is Sliro's mansion, isn't it? Mm-hmm. And the schematics for a safe filled with 157 million credits worth of unmarked Beskar ingots. And I can get you inside. Uh-huh. You got a droid smith to shut up that gatekeeper? Enough explosives to blow through that chromium time lock? And don't forget, Sliro's amped up security since your last little visit. You'll need two slicers to get in. Get in? How about getting out? If it wasn't for Nix, I'd be in the ground. You'd need an enforcer. You'd need a whole crew. That's right. With half the prize to split however you like. This job, it's a death wish. Well, you're already dead, okay? Sliro runs the most lethal syndicate I've ever seen, and he wants you gone. You want to live? Push back. Rob his fortune, buy your freedom. That easy. There's a reason people like me don't push back on people like Sliro. Survival. Exactly. And I, for one, am tired of fighting for the scraps left by rich, overdressed tyrants like Sliro. This is our chance. You and I can break him. Together. You really don't like this guy. I'm just trying to tip the scales for people like us, Kay. What do you think? I'm in. ND5 has the list. Track him down. Get our crew. Oh, and don't stab me in the back. ND's programmed to make sure that doesn't happen. Galaxy's yours. You believe that? I believe if you follow the plan, no one gets hurt. Great. Nuovo membro dell'equipaggio ND5. Beh, è cambiato tutto e forse ora abbiamo anche chiaro il senso del gioco. Non mi aspettavo quest'altro personaggio. Però effettivamente ha senso anche la presenza del droide così. Quindi vuole che componiamo la sua banda per poi fare il colpo più grande di... cioè un colpo gigantesco, basta, non il più grande della storia, no. Un colpo gigantesco per arricchirsi ed essere liberi. Questo è l'obiettivo. Apparentemente. Potenziamento blaster di ND5 sembra configurazione rapido. Precisione migliorata. Beh, sì, ti prego, fallo subito. Configurazione artigianale per modulo blaster. Spara colpi ai plasma più leggeri con una maggiore cadenza di fuoco. Buono. Bene. Ora che abbiamo un vero scopo, lasceremo il pianeta, immagino. Forse il gioco cambierà davvero. Chi lo sa? Vedremo. Tanto questa taglia... Jalen's heist has to work. Da quanto sarà? I mean, Zarek Besh can't catch us if we disappear. Ah, 400.000 c'è scritto, ok. Va bene.
Direi che è stata una bella seconda parte, ci aspetta una terza parte molto interessante perché, appunto, come stavo dicendo, cambierà tutto. Però la live finisce qui perché è mezzanotte, quindi io vi ringrazio di aver seguito e ci vediamo, se volete, domani sera alle 20:30. Buonanotte a tutti, a domani.